Il libro che stiamo per raccontare qui nel posto delle parole, nel nostro appuntamento di attraversamento di storie, di pensieri, grazie e soprattutto ed esclusivamente grazie ai nostri ospiti, il libro che stiamo per raccontare e quindi attraversare si intitola Dr. Dark Web e qui la parola, la definizione Dark Web dice molto, ma andremo a capire tra poco. Fuga dal telefonino. Nicola Brugnalti, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie e dell'invito. Benvenuto, anzi bentornato nel posto delle parole. Ci siamo trovati qui l'ultima volta grazie a Saturnino, vero? Sì, infatti ormai sono un po' di casa, mi piace tanto tornare da te. Ci fa piacere essere qui nel posto delle parole per raccontare e soprattutto condividere queste storie per ragazzi, che però codificarle per ragazzi è sempre qualcosa di corretto, sì, ma io che ragazzo non sono, mi sono pure divertito e ho pure imparato esattamente che cos'è il dark web, perché ci sono molte cose da conoscere, non solamente per sentito dire e non solamente per i titoli dei giornali. Nicola Brugnalti ha scritto diversi libri per ragazzi e tra l'altro ha scritto anche, lo possiamo ricordare giustamente, la famosa canzone Abbi cura di me insieme con Simone Cristi, che ora non abbiamo mai parlato di questa cosa, Simone, Nicola Brugnalti. Ecco, però il sodalizio con Simone Cristi, che per la scrittura di questa canzone, che rapporto ha per esempio con le altre scritture, le scritture dei per i ragazzi soprattutto? Credo che sia una cosa che abbia anche in un certo qual modo un legame, o sbaglio? No, certo, sai, io credo che poi il mio mestiere sia sempre lo stesso, che è quello di raccontare delle storie, che poi la storia tu la racconti in un libro di 200 pagine, o la racconti in un programma televisivo, o la racconti in una canzone, poi insomma cambia il mezzo, ma il desiderio è sempre lo stesso, di condividere dei pensieri, soprattutto delle storie. Per questo credo che sia importante, prima di cominciare a scrivere, riuscire a capire davvero se ci abbiamo qualcosa da dire, no? Senza la presunzione di pensare che quello che vogliamo dire possa interessare a tutti, bisognerebbe fare un'analisi poi, no, più profonda, ma quello che ho da dire davvero è così interessante. Credo che, come succede a volte nei libri, ma come è successo tanto con quella canzone, abbiamo scoperto che quello che stavamo dicendo era condiviso da una marea di gente, perché abbiamo ricevuto indietro un mare di affetto che forse non ci saremmo mai aspettati, insomma. E qui la condivisione non è solamente una condivisione, noi ormai alla parola condivisione pensiamo a quella social, qui è qualcosa che è sì presente nei social, ma è una condivisione anche proprio di pensiero, è qualcosa che va molto più profondo rispetto alla condivisione social, Nicola Brugnalti. Ma sì, sai, tu quello ce l'hai già nel titolo, abbi cura di me è una dichiarazione di resa, cioè vuol dire prenditi cura di me, vuol dire che da soli non ce la facciamo, vuol dire che c'è bisogno degli altri, per cui più di quello è difficile trovare un altro mezzo che lo racconti in modo così potente, no? Abbi cura di me è proprio chiedere aiuto agli altri, e credo che sia forse un'analisi che andrebbe fatta un po' più spesso, no? Accettare il fatto che da soli è davvero difficile e che c'è un mondo di persone che forse non aspettano altro che venirci incontro, insomma. E con questa idea di abbi cura di me, che da soli non si vince, non si va da nessuna parte, e siamo anche nella storia del Dr. Web. Sì, io volevo scrivere per una volta una storia con più protagonisti. Nei miei libri di solito ce ne sono sempre uno o due, stavolta avevo voglia di scrivere un libro con tanti protagonisti per raccontare tante sfaccettature di tanti caratteri, e volevo scrivere uno di quei romanzi di formazione in cui i ragazzi crescono in fretta, no? Magari d'estate, lontano dai genitori, no? Si diventa grandi lontano dai genitori, però guardandomi attorno mi sono reso conto che ormai è difficile che i ragazzi si trovino in una condizione di difficoltà, no? Lontano dai grandi, dagli adulti, perché c'è comunque sempre un telefonino con cui tenere in contatto. Allora ho pensato che per una volta l'avventura poteva essere proprio uscire da questo benedetto telefonino in qualche modo, no? Loro vengono risucchiati all'interno del telefonino e l'avventura è proprio uscire dal telefonino attraverso poi tutte le app che i ragazzi frequentano e che ho dovuto un po' studiare, perché poi io non è che le frequenti tutte così con l'assiduità con cui le frequentano loro. A proposito di genitori, Nicola Brugnalti, prima di questa storia c'è una dedica che è molto importante e anche qui ci piace condividere questa cosa. E la dedica è: a mio padre e a mia madre, che figlio fortunato.
Ma sì, io credo che sai, noi siamo poi i figli dei nostri genitori, ma in senso vero, non solo biologicamente, ma anche moralmente, insomma, quello che siamo spesso è quello che ci hanno insegnato, è quello che ci hanno raccontato, e sono loro, perché poi più che con le parole è l'esempio quello che ci porta. Allora devo dire che forse se la mia vita poi è così serena in questo momento, e se quello che racconto funziona, forse anche merito loro, no? Se questo mio amore, io scrivo libri perché mi piace frequentare i ragazzi, perché mi piace dirgli delle cose, ecco, forse anche questo è figlio dei loro insegnamenti, no? Questo desiderio anche, tra virgolette, di dedicarsi agli altri. E quindi li ringrazio, perché forse mi hanno anche spinto verso questa strada. In qualche modo mia madre era una professoressa di lettere che ora è in pensione, ma forse l'amore per la lettura mi è arrivato anche da lei, insomma, e il senso del dovere che mi è arrivato da mio padre. Quindi insomma, a un certo punto uno deve fare i conti e deve dire grazie a chi l'ha fatto diventare così com'è. E adesso invece voltiamo pagina, perché è ben altro argomento. Come dicevo in apertura di questa conversazione, Nicola Brugnaldi, io credo che non tutti sappiamo effettivamente che cosa sia il dark web. Sì, guarda, in questo libro in realtà dark web è solo il nome di un personaggio tremendo, sì, che, certo, che vuole che conquistare porta... il mondo. Il vero dark web è quell'internet nascosto su cui, ahimè, i più grandi, diciamo, non i ragazzini, fanno acquisti di cose illecite, anche le più orrende. Quindi è un mondo sotterraneo che non è direttamente visibile, non è facilmente visibile. In questo caso io ho preso proprio quel nome per indicare un personaggio molto oscuro che cerca di conquistare il mondo e che acquisisce energia attraverso il tempo che i ragazzi passano sul telefonino e passano dentro il suo gioco, no? Lui ha inventato questo Warmageddon, che è uno sparatutto di questi, però è maschi contro femmine, no? maschi contro femmine. E adesso arriviamo al dunque per dottor Drusilli, ma non solo dottor D, dottor Dark Web. Ecco, proprio questo libro comincia con un eterno dilemma, no? Da bambini quante volte ci si è ritrovati a dire maschi contro femmine, è l'eterna tensione, l'eterno gioco, no? Da alcuni millenni, scrive Nicola Brugnaldi, ma coincide questa cosa, altro che... Sì, ma sai perché ci sta quell'età delle elementari in cui proprio non si possono vedere i maschi, se tu parli ai ragazzini delle ragazze, loro le proprio si scrivono, ma ancora meglio le ragazze dei ragazzi, e alle medie ricomincia un certo avvicinamento. Il problema delle medie è che a un certo punto le ragazze diventano le zie dei maschi, perché se tu li vedi nelle stesse classi, i maschi si corrono ancora dietro, si dicono le parolacce, si danno i calci, le ragazze già sono delle donne, già stanno avanti, già parlano d'altro, insomma, già sono in un altro mondo. Si crea un gap alle medie che non sarà mai più colmato, io credo, poi nel corso degli anni. Però è buffa questa cosa, no? Perché c'è questo dissidio che poi è assurdo, no? Che in realtà non esiste, però tra i ragazzini succede spesso questo fatto. Però è necessario, allora, per crescere anche questo dissidio. Anche sì, certo, assolutamente. Allora ho pensato che un videogioco che parlasse proprio di questo poteva essere un'idea geniale per attrarne l'attenzione da questo furbissimo dottor Dark, no? Che lo fa apposta per attirarli all'interno del suo gioco perché loro passino più tempo possibile. Ha delle intuizioni geniali questo dottor D. E adesso andiamo a conoscere Kevin, Samantha, Alika, spero di pronunciare bene, e Nicolò. Sì. Uno più contagiato dell'altro, a dire contagiato oggi c'è un po' di timore, ma contagiato proprio dalla passione, da questa tendenza che Dr. D ha pensato di creare, con un'intuizione che sicuramente è molto 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 felice per lui. Ma sai, io l'idea di mettere più personaggi insieme mi ha dato la possibilità di raccontare tante sfaccettature dei caratteri dei ragazzi. Kevin è questo ragazzotto un po' sovrappeso che è rimasto orfano di padre e che poi si capisce nel corso del libro che riempie questo vuoto mangiando, no? E lui è uno che la parola dieta non la può neanche sentire, ed è uno che soprattutto lascia commenti cattivissimi nelle chat degli amici, uno che è sempre molto duro, che è sempre tra virgolette cattivo quando lascia commenti, no? È uno molto spiritoso ma che fa commenti spiritosi ma cattivi, e io un po' forse sono stato così da ragazzino, era uno che interveniva sempre in modo sbagliato, sempre un po' a gamba tesa, diciamo, no? Poi ci sta per esempio invece Alika, che è una ragazza che ama tanto l'atletica, ma c'è sempre qualcuno che la batte, e allora nel corso della storia invece Alika capisce che anche arrivare secondi va benissimo, se il tuo impegno è quello va bene anche arrivare secondi. E ci sta invece Samantha, che è una che ama da pazzi far finta di comprare cose su internet perché non si sente sicura di se stessa, vorrebbe essere un influencer,
Ecco, Aliga le racconta che lei invece va benissimo così, che non deve desiderare di somigliare a nessuna influencer. Che e d'altra parte Aliga è, Aliga è la più bella, no? Il nome stesso. Sì, esatto, sì, sì. Eppure Aliga, anche essendo la più bella, è proprio in quell'età dell'adolescenza in cui il corpo cambia e quindi non si sente bella per niente, perché sta diventando una donna ed è a volte faticoso per una ragazza trasformarsi, no? E poi c'è Nicky, che è quello che invece sembra il più superficiale, che ama tanto i videogiochi, che tratta male il fratello e che non sa neanche cosa pensare per il proprio futuro, perché non ha il coraggio di immaginarselo. Ecco, insomma, mettendo insieme tutti i personaggi sono riuscito forse a raccontare tanti aspetti dei ragazzi, e per quello che io dico che i libri per ragazzi, come dicevi anche tu prima, sono importanti anche per gli adulti, perché i libri per ragazzi ci aiutano a capire chi sono quei ragazzi, perché sono rivolti a loro. Allora anche i genitori forse attraverso i libri possono capire un po' di più i figli. Certo, si possono capire più i figli proprio perché per la questione abbi cura di me, da soli non si fa molto passo avanti, oppure possiamo avere, che ne so, farci aiutare da una Giovanna d'Arco in versione pop, non sarebbe nemmeno una brutta idea, quindi chiediamo aiuto a Samantha. Sì, perché ognuno di loro poi ha un costume per combattere in questo gioco, ovviamente come si usa nei videogiochi moderni. Loro poi ovviamente non devono attraversare solo quel videogioco, ma devono attraversare poi tutte le app per uscire dal telefonino. Quello che io ci tengo a ripetere è che questo non è un libro contro i telefonini, sarei stato pazzo scrivere un libro contro i telefonini, no, ma forse verso l'uso che a volte se ne fa e verso la perdita di certi rapporti che quando diventano solamente virtuali perdono di succo, perdono di forza. Invece, per assurdo, in questo libro i ragazzi, per uscire da un mondo del tutto virtuale, devono collaborare fra di loro in modo concreto, che è un'abitudine che un po' hanno perso e che invece mi piacerebbe che recuperassero, perché quando io ti dico di Kevin che è uno cattivo che fa commenti, ecco, fare commenti brutti su una chat è molto diverso che dirlo in faccia. Allora anche questo è importante, recuperare la relazione negli occhi, no? Perché anche dire le cose brutte poi dette vis-à-vis è molto più complicato, è troppo semplice dirle online, no? Allora anche questo è un argomento da trattare. Eh sì, però in questo libro che si sviluppa per circa 300 pagine, no? Nicola Brunialti, è vero, i ragazzi sembrano disattenti, chiusi nel loro mondo, però questi quattro ragazzi, Samantha, Lika, Nicolò e Kevin, hanno dalla loro una cosa straordinaria che spesse volte noi, spero di non sbagliarmi, spesse volte noi non li consideriamo. Parlano tantissimo e non sono quei ragazzi che noi pensiamo sempre essere muti a chattare e nient'altro. Forse anche per questi quattro ragazzi, che rappresentano molti altri ragazzi al di fuori del libro, la parola comunque è sempre necessaria per creare un rapporto, una relazione. E questo i ragazzi lo sanno, altro che se lo sanno. Bravissimo, guarda, è quello che dice il libro, questo che tu hai appena detto, perché il nostro è un pregiudizio, il pensare che le loro relazioni online siano più superficiali di quelle che avevamo noi alla loro età è un pregiudizio, perché io mi ricordo che da ragazzo io stavo tutto il pomeriggio con la mia fidanzata, poi tornavo a casa e riuscivo un'altra volta, andavo alla cabina e le ritelefonavo e continuavamo a parlarci. Ecco, i ragazzi invece di usare la cabina usano una chat, ma la loro relazione, i loro sentimenti non sono più superficiali dei nostri. Quello che mi dispiace è che a volte al di là di questa relazione sulle chat, poi quando si vedono davvero faticano a raccontarsi quelle stesse cose che invece sulle chat si aprono molto di più di quanto facevamo noi per telefono, per esempio. E poi vivono anche i loro momenti di felicità, giustamente, ma felicità vera, no? Ma è anche con grande stupore, che ne so, posso pensare a una felicità, se ricordo bene, Kevin, quando vede davanti ai suoi occhi la più grande torta che abbia mai visto, ecco. Sono dei ragazzini, ma diventano con uno sguardo da bambino, con un forte stupore, ed è anche questa una positività. Ma sai, quella è la meraviglia di quell'età, sono ragazzi che in alcuni momenti sono dei bambini e in alcuni momenti sono degli adulti, per cui tu puoi trovare espressioni, aspetti di ambedue le età, a volte sembrano proprio dei ragazzini, dei fanciulli, e a volte invece già si sentono degli adulti, ma poi c'è un contrasto fra le due situazioni, per quello quell'età è un'età che a me piace tanto raccontare, perché è un'età molto interessante. Per esempio, mi ricordo, spero di non sbagliarmi, quando forse Samantha, no? Sì. Forse è Alex che le chiede a un certo punto: mi dai un bacio? E lei dice, non dico sprezzante, dice: ma no, ma sai, darti un bacio era solo un modo di dire. Poi, ma ti pare che io possa baciare un anerottolo che va ancora a letto con l'orsacchiotto? Ecco, sono questi i ragazzini adulti, no? Sì.
Certo, sì, poi anche perché si ritrova questo Alex Borrino che dei 5 è quello più sfortunato, perché lui al gioco non ci voleva giocare, ci si ritrova solo perché è andato a curiosare, ma è uno che non fa parte di quel mondo, per cui è una nota stonata in una storia molto, cioè lui è quello che ama la letteratura alta, c'ha 10 anni ma ha già letto I Fratelli Karamazov, insomma è uno che scompiglia, che scombina le carte, no, a questo gruppo. E per quello credo che siano poi tutti interessanti, ognuno per il suo aspetto. Io sono molto ottimista perché i ragazzini li frequento e mi rendo conto che poi certo, come tutti i casi, ci sono anche quelli meno interessanti e quelli più svogliati, ma in generale sono un mondo che è molto interessante, che per forza bisogna essere ottimisti, insomma. Bisogna essere ottimisti e forse ottimisti anche nel cercare di guarire dai selfie, no? Come forse Samantha riesce a fare, che se riesce o no lo lasciamo scoprire a chi leggerà il libro, no? Insieme con tante altre cose. Questa attesa dei like è un'altra cosa che bisogna un po', di cui bisogna parlare. Questo è come se noi non esistessimo, se non ci sono questi pollici in su. E questo è faticoso per i ragazzi, essere sempre all'altezza di piacere agli altri. Quando credo che la cosa che bisogna imparare, ma anche gli adulti devono imparare, intanto è piacere a se stessi, bastarsi, fare pace con se stessi. Io raccontavo in altri libri che quando uno non fa pace con i propri difetti si concentra tanto sui difetti degli altri. Credo che sia necessario soprattutto questo, fare pace con se stessi, accettarsi per quello che siamo meravigliosi, che siamo miracolosi per qualche modo. E noi non è che abbiamo dimenticato lui, il dottor D, il dottor Darkweb, con una grande intuizione, lo lasciamo scoprire, come dicevo poco fa, insieme con molte altre cose, a chi si avventura in questo nuovo romanzo pubblicato da Lapis, Dr. Darkweb, Fuga dal telefonino, una nuova storia di Nicola Brugnalti. Prima di salutarci, Nicola, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Guarda, sto leggendo un libro sulla Prima Guerra Mondiale, molto interessante, che racconta la guerra finalmente non dal punto di vista del... dei morti, delle battaglie, ma proprio racconta come stavano le persone in quel momento, perché si è arrivati a quella situazione, come vivevano i bambini, come vivevano le donne, il ruolo che hanno avuto le donne nella Prima Guerra Mondiale. Insomma, è un libro molto interessante che si chiama La Grande Guerra degli Italiani, che è di Antonio Gibelli. E siccome sono appassionato anche di quel periodo storico, ho trovato finalmente un libro diverso da tutti gli altri. La Grande Guerra degli Italiani, Antonio Gibelli, che è sicuramente un punto di riferimento importante per quanto riguarda la parola storia. Certo, l'argomento, esattamente. Grazie davvero Nicola Brugnalti per essere stato insieme con noi qui nel Posto delle Parole per il nuovo romanzo Dr. Darkweb, Fuga dal telefonino, edizioni Lapis. Buona giornata. Grazie tanto a te, grazie davvero dell'ospitalità, sono proprio a casa. Grazie. A presto. Ciao.